Fratelli cari, buongiorno, Signore vi benedica. Ciao, buongiorno. Buongiorno fratello Salvatore, Dio vi benedica, buongiorno a tutti. Volevo riprendere la seconda parte del discorso che avevamo fatto l'altra volta sulle guerre del tempo della fine. Oggi registreremo la seconda parte, la seconda ed ultima parte. Iniziamo leggendo Apocalisse 9, tutta Apocalisse 9. Ci fermeremo solo per descrivere i passi. Quindi Veronica, eventualmente ti fermerò io, ti dirò per descrivere un po'. Va bene, cominciamo a leggere Apocalisse 9. Va bene, Apocalisse 9. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi l'astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Ok, va bene, ok. Sì. Fermiamoci qua che descriviamo. Sì. Allora, il verso di Apocalisse 9.1, dal verso 9.1, corrisponde allo stesso verso che tra lo stesso episodio che troviamo in Apocalisse 12, dal 7 al 10, se eventualmente ce l'hai, Apocalisse 12, 7 al 9, 7 al 9. Sì. E ci fu una battaglia nel cielo, e Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ma Salvatore, io ho una domanda. Sì. Ma qui è quando Dio, caccia via Satana dal cielo e praticamente il suo spirito si mette nell'anticristo? No, non è lo spirito di Satana. Lo spirito dell'anticristo è quello di Apocalisse 9:11, l'angelo distruttore. Leggi Apocalisse 9:11, se saltiamo all'11. Sì. Perché mi Cioè, avevano parlato. praticamente quando Satana aprì il pozzo dell'abisso, l'abisso Sì. è un posto, abussos in greco, è un posto dove vengono imprigionati i demoni, dove verrà imprigionato anche Satana per 1000 anni. E in questo momento lì ci sono gli angeli ribelli e c'è anche questo spirito che praticamente si impossesserà dell'anticristo. Apocalisse 9:11. Lo leggo. Sì. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Quindi questo è lo spirito che si impossesserà dell'anticristo. Infatti, questo episodio di Apocalisse 9:1 e di Apocalisse 12, dal 12 dal 7 al 9 è la tribolazione, l'inizio della tribolazione. Sì. Salirono dal pozzo dell'abisso, salì un fumo simile a un fumo come di una fornace. Il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo, e da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste. Questi sono i demoni, praticamente. Sono i demoni che escono da lì, dall'abisso, e si impossessano di tutti, di tutti quelli che hanno il marchio della bestia. In questo caso, un esercito molto numeroso. Infatti, quando le cavallette descritte, le locuste, sono anche degli schieramenti militari. Questi elicotteri, a quel tempo Giovanni vedeva con gli occhi di un tempo, cioè vedeva delle locuste, cioè quelle che noi possiamo definire ora elicotteri da guerra. Lui Ah, ecco. sembravano locuste, perché questi elicotteri, lui vedeva uno schieramento di elicotteri pronti per la guerra. Ah, E ok. questo schieramento, se noi lo andiamo a guardare a distanza, sembrano locuste. Quindi Sì, è questi vero. elicotteri militari, armati con armamenti anche nucleari, anche missili nucleari. Infatti nel verso che andremo a leggere ora che ti dico, Sì. parla chiaramente come sono costituite. Allora, anzi, leggiamo dal verso 5 al verso 9. Anzi, 10.
dal 5 allora, al 10. Apocalisse 9, 5, 10. Sì. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che procuravano era simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. L'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Ah, ok. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come un viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leone. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quello degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Ok, quindi questi sono dei elicotteri militari che avevano il potere di danneggiare gli uomini, come? Attraverso questi armamenti. Infatti adesso che hai spiegato le cavallette è giusto quello che ho letto. Sì, sì, perché praticamente poi se tu le hai letto bene, sta parlando saranno tormentati quelli che non avranno il sigillo di Dio, cioè tutti gli uomini che non avranno il sigillo di Dio saranno tormentati e desidereranno la morte, perché stiamo parlando di una guerra, probabilmente di una guerra anche nucleare, e le radiazioni bruceranno talmente tanto che gli uomini brameranno di morire, brameranno la morte, ma la morte fuggirà da loro, perché non moriranno ma soffriranno, quindi soffriranno molto, quindi ecco perché parla di puntura di scorpione, perché sarà una sofferenza immane per questi uomini che saranno colpiti da questi, diciamo, flagelli, chiamiamolo flagelli. Ed è una guerra, praticamente, sì, sì. Guerra che avevamo descritto nel capitolo precedente, una delle guerre di Daniele. Si può dire 5 guerre che ti avevo chiesto. Sì, sì. Esatto. Poi passiamo direttamente al verso 13. La sì. Sesta tromba, sì. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: accogli i 4 angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udì il loro numero. Ed ecco, okay, come mi fermati qua, ok, descriviamo qui. Quindi questo passo, vengono sciolti i 4 angeli che stavano sul fiume Eufrate. Lo stesso episodio lo troviamo in Apocalisse 16:12. Sì, allora. Apocalisse 16:12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Quindi i 4 angeli vengono, che sono demoni, angeli ribelli, vengono liberati per prosciugare il fiume Eufrate, per far passare questa moltitudine, questo esercito di 200 milioni di persone che sono l'alleanza dell'Anticristo. Lo leggiamo in Apocalisse. Allora, Ezechiele 38, dall'1 al 7. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Profetizza contro di lui e di: così parla il Signore, Dio. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. E con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi e zelmi. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, dell'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Mettiti in ordine, preparati tu,
con tutte le tue moltitudini che si radunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Ok, quindi praticamente questo praticamente è lo schieramento che è l'alleanza dell'anticristo. Tutte queste questi popoli che tu hai citato, tutti questa gente che tu hai citato, gente di Putin, sì, libici, praticamente sono l'esercito di 200 milioni che attraverseranno l'Eufrate per invadere Israele. Sì. Ok. Quindi farti una domanda che magari molti si pongono, e io anche. Questi nomi, a parte l'Eufrate, non li conosciamo. Sono nomi biblici, nome Put è la Libia, Gom è l'Europa, sì, sono nomi biblici delle antiche nazioni, praticamente, delle nazioni che oggi chiamano un nome, prima si chiamavano un altro nome. Perché Magog so che è la Russia. Magog è la Russia, sì. Meshek e Tubal è una zona... dovrebbe essere la Turchia. Ah, ok, no, è perché magari la zona caucasica dell'Asia, la zona caucasica dell'Asia. Sì, infatti, sì, certo. Da lì proverrà l'anticristo, da quella zona là. Certo, sì, sì. Dalla Russia, perché la Cecenia, la Georgia fanno parte ancora della Russia, quindi probabilmente, okay. Attenzione, dico probabilmente, quindi verranno da lei. Quindi questo è uno schieramento militare, praticamente si prepara ad invadere per la battaglia, per invadere Israele. Poi leggiamo ora dal 17 in poi, cosa dice? Sempre Ezechiele 38? No, è Apocalisse 9:17, riprendiamo. Allora, Apocalisse 9:17. In poi, fino alla fine. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni, e dalle loro bocche usciva fumo, fuoco, fumo e zolfo. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo. Qui stiamo parlando della terza guerra mondiale. Questa è la terza guerra mondiale. Ah, ok. Ok. Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse ferivano. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. No, non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Caspita! Quindi praticamente, sì, questi quindi sono quelli. Ci saranno persone che nonostante questo non si ravvederanno. Nonostante moriranno, qui abbiamo capito che moriranno un terzo dell'umanità. Cioè, facciamo conto che il mondo adesso ha, diciamo, 8 miliardi di persone. Un terzo dell'umanità... diciamo perirà a causa di questi flagelli, di questa guerra. Infatti qua è descritto, sono descritti i cavalli al versetto 17. Qua descrive l'Apostolo Giovanni, descrive dei mezzi militari, carri armati presumibilmente, e lui praticamente li vede sempre con la visione di allora, vedeva queste immagini, vedeva questi... mezzi militari che oggi sono praticamente schierati per la guerra. E questo di cui abbiamo parlato è la terza guerra mondiale. Infatti, come dicevamo poco fa, moriranno un terzo delle persone in questa guerra. Però se noi andiamo ad analizzare, diciamo, dov'è che potrebbe succedere questo? Dove potrebbero morire 2 miliardi di persone, 2 miliardi e 300 milioni di persone? In una zona altamente popolata. Io credo che sia la zona tra India, Cina e Pakistan, dove lì c'è più, sono tutte e tre nazioni che hanno l'atomica, quindi si scontreranno tra loro. E lì è quella zona, per esempio l'India ha 1.200 milioni di abitanti, la Cina anche lì c'è 1.300.000, 1.400.000. Il Pakistan mi pare 100-200 milioni di abitanti, credo. Quindi lì è quella zona popolosa dove potrebbe avvenire questo evento. Infatti lo potremmo anche capire dalla scrittura di
Daniele 11:44, notizie dall'Oriente. Sì, allora. Daniele 11:44, se ce l'hai, sorella. Daniele 11:44. Dov'è? Eccolo qua. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. Quindi notizie dall'Oriente. L'Oriente è la zona, quella zona che ti avevo descritto io. Sì. Stiamo parlando, lo sconvolgeranno. Chi sconvolgeranno? La bestia, l'anticristo, perché lui lo spaventerà, questo evento lo spaventerà. E lui correrà a... ci saranno disordini, ci saranno guerre anche in Europa e lui correrà, andrà al nord, sì, al nord dell'Europa, mm-hmm, verso l'Europa. Quindi, ma parli della terza guerra mondiale? Terza guerra mondiale, sì. La terza guerra mondiale è l'ultima guerra prima del ritorno del Signore. Ah, ok. Ritorno del Signore, perché poi ce ne saranno altre due. Dopo la tribolazione, poi ci sarà un'altra guerra, la guerra dove Babilonia sarà distrutta. Ma sono in totale 5. In totale sono in totale in assoluto sono 7 guerre, però 5 sono fino alla tribolazione, sono 5 guerre. Poi la sesta guerra è quando l'anticristo con... Scusa Salvatore, aspetta, ma la tribolazione è quella che tra un po' arriverà? La tribolazione arriverà quando romperanno il patto, dopo 3 anni e mezzo. Ah, ok. Abbiamo parlato, sì. Però ci saranno comunque 4 anni. Allora, quella che abbiamo descritto adesso è la terza guerra mondiale, però ci saranno guerre regionali di qua quelle che stiamo praticamente sentendo. Sì, ma di qua alla tribolazione ci saranno guerre regionali, ci saranno, che ne so, ci saranno in Medio Oriente, sì. In alcune parti dell'Europa, in alcune zone ci saranno guerre. Però le ripercussioni ci saranno in tutto il mondo, lo stiamo vedendo a livello economico, a livello sociale, ci saranno dappertutto, in tutto il mondo, quindi grosse ricadute ci saranno. E quindi di qua alla tribolazione ci saranno 5 guerre. La sesta guerra è quella con cui l'anticristo distruggerà Babilonia insieme all'alleanza delle 10 corna, distruggerà Babilonia. La settima è Armageddon, quando il Signore tornerà dalle nuvole insieme al suo esercito, ai cristiani, e distruggerà l'anticristo ad Armageddon. Quindi in totale sono 7 guerre. Quindi, dopo la tribolazione avverrà il rapimento e quindi i cristiani, gli eletti saranno, i santi saranno col Signore. Ok. Quindi non vedranno l'ira di Dio, non vedranno l'ira di Dio sulla terra. Ho capito. Perché l'ira di Dio scatterà subito dopo la settima. Infatti noi abbiamo parlato della sesta tromba, la settima tromba è il rapimento, è la resurrezione, è il rapimento, è l'ira di Dio subito sulla terra. Quindi dopo il rapimento. Sì, ho capito. Quindi dobbiamo essere sobri, vegliare, perché queste cose arriveranno, ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere pronti. Il Signore dice Matteo 24:34, tutte queste cose non passeranno prima, scusami. Lo leggo. Allora, lo leggiamo, sì. Lo leggo. Matteo 24:34. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ok. Amen. È stata una piccola dimenticanza, scusate. Vabbè. Quindi dobbiamo prepararci, dobbiamo pregare, fratelli, preghiamo di stare in comunione con il nostro Signore per poter scampare a tutto quello che sta per arrivare. Tutto questo. Sì. Affidiamoci al nostro Signore Gesù Cristo, gloria a Dio. Amen. Grazie Signore. Fratelli, io ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie sorella grazie. Veronica per la grazie collaborazione. A te. Grazie a te. Un abbraccio grande a tutti voi, fratelli, che il Signore vi benedica. Un abbraccio. Oh, Dio. Alleluia.